Oltre lo spettacolo, il podcast sul meglio del wrestling, dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90. Ciao a tutti, bentornati su Wrestling Telling Stories, ragazzi, dai, con i maestri Floran collegato da Milano e il grande maestro Luca qui accanto a me. Sì, oggi siamo in coppia, siamo un tag team importante, un tag team, direbbe qualcuno qui. Abbiamo anche una qualità dell'immagine di un certo livello, siamo su una macchina del 1989 per coerenza. Quindi siamo anche pixelati, non è un effetto, è proprio reale, nel senso è tutto originale. Vi diamo un caloroso bentornati, adesso non ci vedevamo da un po', avevamo interrotto le dirette un po' prima dell'estate, però adesso ripartiamo carichissimi. Di solito si riparte a settembre, tipo la palestra, quelle cose, no? Che non fai mai, cioè io non faccio. Esatto, tutte le cose che poi che si dichiarano ma non si fanno mai. Ciao Mago Merlino 93, buonasera anche a te. Intanto stiamo cominciando ad avere i primi collegamenti. Oggi puntata bella scoppiettante, mi piace quando tirate fuori questi argomenti piccanti. We like it huge. Parliamo di bestioni, di giganti. Attenzione, qui Twitch ci attenziona con questi termini, potremmo essere... Beh, huge, può essere... Categorie, essere... insomma, sì, conosciute. Io non condivido ovviamente il titolo scelto, non mi appartiene, quindi lascio alle vostre interpretazioni direttamente. Vabbè, dai, è un titolo. Comunque, dai, allora, huge perché... È una puntata a tema, una puntata un filo nerd questa, ce lo possiamo dire, perché noi lo ricordiamo perché è la prima volta che ci segue, trattiamo la prima fascia un po' del wrestling, tra virgolette, moderno, da quando iniziano ad andare un po' in TV in Italia, quindi dal 1987-88 fino al 94 come fascia temporale, e cerchiamo in questa fascia temporale di andare a ricordare insieme, analizzare Wrestling Telling Stories, raccontare qualche storia su... i giganti del wrestling, quelli che hanno poi creato un po' l'immaginario, no? Hanno diffuso tantissimo la disciplina del wrestling nel pubblico, sai, non solo il pubblico dei grandi, ma anche dei piccoli, no? Che sai, il lottatore gigante per antonomasia, tu ci sei cresciuto, no? L'hai visto come modello e eri sempre curioso del big man. Beh, in generale, no? Anche soprattutto quando sei più ragazzino, non sei più bambino, tu vedevi questi lottatori e ti sembravano comunque giganteschi in ogni caso, anche diciamo il più mingherlino, se possiamo usare questo termine, sì, che era alto quantomeno 1,85, ti sembrava mastodontico, quindi poi alla fine fa parte un po' anche, faceva perlomeno parte dello spettacolo, nel senso che doveva essere un uomo da una mole non ordinaria. Sì, esatto, poi considerando sempre che i wrestlers dell'epoca comunque sia erano sempre belli pompati, cioè comunque sempre grandi fisici in linea di massima, perché i fisici non importanti e non muscolosi ce l'avevano i jobber. È cambiato tanto, no, dal wrestling di adesso a quello di 30 anni fa, e proprio anche la concezione stessa del gigante. Poi adesso andiamo piano piano anche a fare un po' le differenze tra quello che poi era il gigante, di come è nato nel wrestling e come poi si è sviluppato ed oggi è. Quindi sono differenze importanti comunque, perché... Leggo il commento di Mago Merlino che cita subito ovviamente Gian Gonzalez. Arriverà. Passeremo anche da lì. E adesso però volevo chiedere al maestro Floran, perché lo vedo che ci guarda e non favella. No, mi aspettavo, perché lo sapete che io per entrare un po' nel vivo del gioco ho bisogno della mia hype solita. Quindi... Perché tu sei un po' diesel per fare un esatto, sono a questi livelli, quindi 1, 2, 3, no, non si chiama. grande grandi momenti, ma questo mi deve mancare. No, scusate, comunque adesso sono partito un po' col diesel effettivamente. Allora dobbiamo anche dire una cosa: noi in realtà all'inizio avevamo pensato a una puntata basata sul fisico, quindi le estremità del fisico, nel senso che, senza giochi di parole, se no iniziate un po' a riscaldarvi voi, pensavamo a qualche atleta con dimensioni per altezza, peso
estreme, anche piccoli, ma effettivamente, come dicevamo prima, negli anni 80, fine anni 80 e inizio anni 90, fisici più mingherlini non erano molto diffusi, si è visto un po' dopo, in un'era che non affrontiamo, ma effettivamente parliamo di wrestler in questi anni estremamente imponenti. Quindi poi ne vedremo alcuni, discuteremo un po' di qualcuno che ci ha particolarmente colpito in questi anni, che rappresenta un po' il modello che, insomma, volevamo raggiungere. Però effettivamente ci ha messo in difficoltà nel senso buono. Poi quelli grossi alla fine, non so, sono quelli che ci hanno un po' più segnato, anche se poi effettivamente alla fine non sono wrestler che hanno fatto, come dire, la storia per, diciamo, i titoli vinti, ma perché avevano una gimmick che effettivamente ci ha colpito particolarmente. Eh sì, considera che Vince McMahon ci ha puntato tutto, considera WrestleMania dalla 1, no? Sempre bisognava nel WrestleMania includere più pubblico possibile, fare proprio lo show totale, e c'erano incontri tra giganti, no? Hai voglia. L'icona del gigante, ovviamente, neanche dobbiamo dire, è André. Ovviamente André the Giant ha fatto veramente la storia ed è stato dalla prima WrestleMania, no? Me lo ricordo, l'incontro con Big John Studd. Quindi lì, proprio per fare pubblico, Vince McMahon cosa fa? Vai a far collidere due giganti, uno contro l'altro. Se non sbaglio, cos'era? Un match a stipulazione speciale, per cui... Esatto, uno dei due giganti, body slam challenge. Esatto, quindi ci troveremo André the Giant a fare un body slam su Big John Studd. Parliamo comunque di André the Giant, al di là di quello che si può più o meno leggere su internet come altezze, parlando di giganti, parliamo di un lottatore che è circa 2,20 m, qualcuno lo porta a 2,30 m, non sapremo mai l'altezza poi reale, no? Però peso ampiamente sopra i 200 kg. Big John Studd qualcosa in meno, magari 2,10 per 180 kg, però comunque sia stiamo parlando di giganti. Però è proprio il ruolo in cui il gigante si impone nel wrestling la cosa, secondo me, interessante su cui partire, no? È proprio, esatto, il discorso di, ecco, di come viene utilizzato il gigante, perché non è come oggi, cioè una volta nel wrestling il lottatore gigante faceva pochi incontri al mese, cioè poteva esibirsi contro il jobber, quindi contro il lottatore sparring partner, vinceva facilmente. Però in linea di massima gli incontri importanti erano sempre centellinati, no? Negli anni Ottanta, non come oggi che ci sono chiaramente 2-3 show settimanali dove si incontrano sempre comunque lottatori dello stesso livello, quindi non ci sono jobber. Quindi che succede? Tu hai una figura come quella di André the Giant che diventa praticamente iconica immediatamente, perché è un lottatore che non viene per anni schienato, non viene schienato in America, non viene schienato in Giappone. Fa un po' il lottatore gigante, era un po' quello imbattibile, esatto, che va a riprendere un po' una serie di, sì, tematiche pure epiche, no? Nel senso, una cosa talmente grande da essere imbattibile, tant'è vero che anche nel succedersi delle Royal Rumble André the Giant sembrava quello che non si poteva eliminare, no? Infatti, e serviva sempre qualcosa di particolare per eliminarlo, o il serpente di Jack the Snake piuttosto che, non so, i Demolition, che insieme riescono a eliminare André. Però comunque è sempre questa figura del gigante che parte come buono nella figura di André the Giant, quindi il face c'è come figura del gigante, non che il gigante debba per forza essere il, anche se funzionerà poi di più così. Però in quel caso proprio loro ci creano proprio la storyline, no? Sul gigante André, che era imbattibile perché centinaia di incontri non perdeva, poteva perdere per squalifico ovviamente. E praticamente al contrario di Hulk Hogan, che era il campione, André the Giant era il migliore, quello che perdeva meno paradossalmente, quindi si crea proprio questa rivalità sul fatto che André the Giant è più bravo effettivamente nei risultati di Hulk Hogan, fino a diventare nemico di Hulk Hogan proprio per questo motivo, perché non aveva mai opportunità per la cintura, non era mai pushato fino a un certo punto, finché ovviamente non si esplode. E si costruisce un hype dove il gigante rappresenta la sfida principe, mm-hmm, del campione, in questo caso Hulk Hogan, no? Sì. Quindi portano poi alla fine al culmine, dove Hulk Hogan deve scontrarsi con André the Giant. Esatto. Dove André the Giant rappresenta il livello finale, no? Il mostro, sì, finale. E poi ci provano per 3 anni, WrestleMania 1, lotta tra giganti. WrestleMania 2, Hulk Hogan viene portato contro King Kong Bundy, che non è un gigante d'altezza, ma lo è sicuramente di peso.
Quindi è proprio insito nel main event del nostro wrestling, della nostra era. Comandi della... 210 kg circa, altezza Andre the Giant quasi 250. Esatto. Quindi stiamo parlando di gente veramente enorme. Due lottatori, ti ricordi, uniti. Ti ricordi quando abbiamo già parlato di Andre the Giant? Lui era teneva una lattina di birra tra tre dita sostanzialmente. Esatto, sì. Un grande bevitore di birra, Andre the Giant, famoso anche per quello. Una mano di un certo livello. È più o meno la mia faccia, insomma. Saluto anche Rigel Sar, buonasera, buonasera. Tutti. Sì, io purtroppo per problemi di diottrie non riesco a leggere la chat, lo so, è deprimente, però comunque è giusto anche dire la verità. Quindi comunque, ecco, diciamo, parlato, comunque di questa del gigante buono, però onestamente di tutti quelli che ci possono venire in mente, la vera gimmick del gigante o di quello un po' più mastodontico, io non so cosa ne pensate, lo vedo come un heel, nel senso prende tutto il suo, diciamo, la sua ampiezza all'interno del ruolo come heel, il gigante. Io faccio fatica a pensare a un gigante piuttosto che a un wrestler un pochettino più imponente che non sia un heel, ci sta proprio bene, non so. Sì, a meno che non sei così comico. Sì, sì, è vero, sicuro. Perché anche Andre the Giant quando era, diciamo, babyface, insomma, baby. Io l'ho preferito tutta baby la vita. Baby Cave, così non, è mai stato baby. Andre e comunque Giant. Considera dopo Andre the Giant, quando diventa buono, no? Che fa il tour con Bobby the Brain Heenan, ti ricordi, WrestleMania 6, cos'era? Che perde il titolo. Lì poi Andre diventa, nella fase proprio ormai finale, discendente della carriera, perché abbiamo detto, questi giganti hanno pochi anni purtroppo di carriera, molto spesso, perché poi sì, problemi che hanno alle ginocchia, lì insomma Andre... poi, ma tra l'altro avevate toccato un tema all'inizio dove dicevate comunque in generale tutti i wrestler avevano una mole importante, era un periodo in cui comunque si faceva uso e abuso di anabolizzanti eccetera eccetera, questi erano comunque al di sopra della media, nel senso che al di là della muscolatura erano veramente giganteschi, tipo Andre the Giant. Sì, non avevano bisogno loro di steroidi o altro, insomma. Non... è quasi tutta gente che è morta, no? Purtroppo. Quanti di questi hanno oltrepassato i 50 anni? No, pochissimi. Di quelli che ci possono venire in mente, veramente li contiamo sulle dita di una mano. No, ma poi le carriere lì, sai, il problema quando lotti in giro per il mondo, eccetera, i problemi alle ginocchia quando hai quelle size, cioè, le articolazioni, non ti muovi più sul ring. E ripeto, comunque lottavano meno. Un gigante di una volta veniva sfruttato, tra virgolette, sul ring in una maniera proprio veramente diversa. E proprio per quello, secondo me, il ruolo del gigante è molto più marcato e importante nell'era degli anni 80 e 90, perché... che succede? Guardate un Big Show, uno di quelli, diciamo, chiamiamoli contemporanei, anche se contemporaneo, ma Big Show non lo è praticamente più. Questi li trovi il venerdì a SmackDown, il martedì a Raw, scusate, il lunedì a Raw. E che succede poi? Che tutti li stravedi, stralottano e vengono alla fine schienati per forza di cose. Non hanno più quell'aura di imbattibilità che potevano avere i giganti prima, quando si fanno magari i quattro show principali, SummerSlam, Survivor Series, WrestleMania e Rumble, e sono imbattibili. Quindi è anche proprio difficile creare un percorso costante su un gigante. Alla fine non è... ma anche perché si è riabilitata, o meglio, non si è riabilitata, si è proprio introdotta la figura del wrestler atletico. Esatto. Quindi non necessariamente di una mole... sì, molto imponente, ma estremamente preparato da un punto di vista atletico, e che sostanzialmente fosse in grado di sopperire, certo, sì, alla forza con la tecnica. Guarda, adesso hai giganti lottatori sopra i 2 metri ampiamente, attualmente ti fanno suplex, salti dalla corda, cioè noi avevamo, nell'epoca nostra, diciamo, della WWF, veramente avevi Kamala, mi ricordo che si arrampicava sulla terza corda per fare il salto sopra il jobber di turno, e per noi era l'essenza proprio dell'emozione del resto. È incredibile. Cosa che oggi abbiamo citare questi, anche sulla... Entriamo un po' nel vivo, dai, tiriamone fuori qualcuno. Perché secondo me ha toccato un punto interessante adesso il maestro Luca, che il gigante dell'epoca effettivamente non era molto abile, però io ne ho uno in mente
che mi ha colpito particolarmente, anche perché era, secondo me, un wrestler abbastanza sottovalutato, che aveva delle doti atletiche anche riconosciute dal grande Bret The Hitman Hart, che era ben bigro, un wrestler molto imponente, molto grosso, molto grande, che era capace di fare un moonsault, e questo era molto raro all'epoca, e secondo me questo era un gigante con una capacità tecnica estremamente elevata. Non so se ve lo ricordate, anche questo fisico imponente, questo stile, anche con questo cranio rasato, con i tatuaggi sul cranio, con le fiamme, o anche appunto il come era vestito, con questa tuta con le fiamme, o con la giacca di pelle con le fiamme. No, non so se ve lo ricordate. Come no, guarda, ma Bam era uno che poi, tra l'altro, quando è tornato dopo un grave infortunio nella WWF, era già spettacolare, ma molto meno rispetto alle prime apparizioni. Io me lo ricordo in una Survivor Series, se non la prima, la seconda edizione, dove stava nel team di Hulk Hogan contro proprio il team di Andre the Giant, che fece una cosa da panico, cioè sconfisse, eliminò due o tre lottatori, fino all'ultimo resistette, cioè grandi prove. Esatto. Agilità veramente di un cruiserweight. Però per quanto poi la federazione non lo ha mai messo in incontri di... No, allora ha dedicato dei feud di altissimo profilo. No. Allora, diciamo che ha fatto un qualcosa, ma siamo veramente borderline con quello che noi vediamo solitamente. Siamo nel WrestleMania, penso, è l'11, quindi siamo al 95, quindi veramente, solo per citare ben bigolo, lo mettono un main event di WrestleMania contro un atleta di football americano, non mi ricordo come si chiama, Lawrence qualcosa, non so se ve lo ricordate. Sì, la peggiore WrestleMania forse della Lawrence d'Arabia. Che tra l'altro perse contro questo atleta di football americano, che appunto probabilmente era famoso, ma io non sì, lo seguivo all'epoca. No, vabbè, che noi stiamo, ovviamente, per chi ci segue ed è un po' più specifico, diciamolo, ovviamente questa è una puntata sui lottatori. Taylor, sì. Dice Carlo. Ecco. Sui non lottatori, sì. Vabbè, ma sempre per il discorso WrestleMania, lì c'era audience, c'era personaggio piaceva e doveva funzionare così. Come quando poi hanno messo comunque i pugili nelle... WrestleMania l'abbiamo detto, no? Abbiamo fatto una puntata, chi se l'è persa la può recuperare sui nostri canali Spotify, YouTube, Amazon, eccetera, eccetera. È l'evento degli eventi, quindi sì, sport, cinema, musica, è tutto mischiato. E quindi, insomma, ecco, dicevamo, stiamo facendo questa puntata sui giganti e non solo. Ovviamente c'è ben chiara e ben nota la differenza tra un gigante che può essere Andre the Giant, Bijan Stud, eccetera, e un Bam Bigelow, che sicuramente sono lottatori che passano 1,90 m e hanno un peso, insomma, dai 170 in su, però ovviamente non sono i giganti veri e propri, però sono comunque huge, cioè sono lottatori che fanno poi della forza fisica, del peso e anche nella tecnica di lotta, chiaramente nella a volte scarsa velocità di esecuzione, insomma, sono personaggi che si caratterizzano per quello. È chiaro che poi i giganti sono veramente pochi. E una cosa importante poi, che i giganti nei tag team, perché adesso mi veniva in mente, abbiamo parlato di Bijan Stud e King Kong Bundy, ed erano loro, sono stati un team per tantissimo tempo e andavano proprio contro Hulk Hogan e Andre the Giant, che erano una coppia nonostante Hogan fosse campione. Quindi la WWF ci spingeva proprio, non metteva a volte sul quadrato, cioè lì il più piccolo era Hulk Hogan, che comunque 140 kg e 203 era. Quindi proprio facevano picco in nostre epoche. Per noi era tutto vedere il lottatore grande sognando che venisse sconfitto, ma non si andava mai oltre la squalifica. Poi era bello che all'epoca Dan Peterson, grande appassionato di altezze, di cose, coach, a ogni ingresso 125 kg, 2,08 m. Sì. Io al Hogan 2,03 era 2,03. La sua fissa, e quindi da lì, che essendo allenatore storico di basket Dan Peterson, forse di altezza ci capiva, e come io mi baso sempre sull'altezza di Hulk Hogan, che era 2,03 per Dan Peterson, per me la Bibbia, e da lì valutavo l'altezza degli altri, perché tanto Hulk Hogan li ha affrontati tutti, cioè come il sistema metrico decimale, tu c'hai il tuo esatto, sistema, certo. Dan
cioè il sistema Dan con il 2-0-3 di Hulk Hogan che mi consente di capire che Undertaker aveva qualche centimetro in più, Andre the Giant quindi era 2,20, Warrior arrivava a 2 metri scarsi, 1,97, 1,98, e mi aiutava anche a capire, no? In realtà poi chiarire chi fosse il più forte, perché era talmente raro vederli l'uno contro l'altro che poi... Certo, ma rispetto a, diciamo, prima leggevo il commento di Mago Merlino che citava a WrestleMania Undertaker Giant Gonzalez, è qui. L'avevamo anche citato in una puntata precedente, per me è uno degli incontri più brutti della storia del wrestling. Ma il fatto è che Giant Gonzalez non era un wrestler di fatto, cioè lui in federazioni, la AWA, non ricordo, comunque era stato proposto, ma lui è un ex giocatore di basket. Se non sbaglio era un nazionale di basket argentino. Argentino, assolutamente. Quindi è stato preso, vuoi fare questo? Vuoi fare il fenomeno da baraccone? Tant'è vero che fisicamente non c'aveva neanche il fisico da wrestler di fatto. No. Infatti la gimmick era meravigliosa, no? Vi ricordate? E lui è stato fisico disegnato. È stato il più grande wrestler, se non sbaglio, a livello ce lo dovremmo fare per l'estate. Come altezza, sì, abbiamo dei costumi tutti con gli addominali, andiamo al mare, però anche col pelo, ma tanto è che non aveva nessuna mossa questo wrestler, nel senso che alla fine per vincere il combattimento utilizzò il cloroformo nel fazzoletto, non so se ve lo ricordate. E sì, poi c'erano scamotaggi da cinema, perché e ne abbiamo parlato di questo WrestleMania che a livello di match era uno schifo, ma l'ambiente del Caesar Palace per me era spettacolare, dai. Undertaker entrò con l'avvoltoio, mi pare, quell'incontro, no? Sul caro lì. No, scusate se vi interrompo, volevo chiedere a Carlo 92 Peterson che la madre incontrava quella di Flair al supermercato. La mamma di Ric Flair al supermercato. Non me la ricordo. Questa è una storia mitica. Io che ho le registrazioni di Dan Peterson dell'epoca, ogni volta che Ric Flair diciamo compariva, no, dal 92, 91 in poi, Dan Peterson diceva sempre: la mia madre, adesso Ric Flair si è spostato a Charlotte, North Carolina, e incontro la signor Flair, buongiorno signore. E loro si salutavano e c'era, che meraviglia, grande uomo Ric Flair al supermercato a fare la spesa, la Conad, la Conad di Ric Flair di Charlotte, grande. So in North Carolina cosa ci fosse, sicuramente non comprava acqua, questo è sicuro. Maestro Flair, grandissimo. Tra peraltro abbiamo visto ultimamente, non mi ricordo il titolo, quello che c'era su Beyond the Mat, quello su Ric Flair era, mi sfugge pure a me il titolo, beh, comunque il documentario Dirti qualcosa, sì. fatto molto bene, passaggio sulle vicissitudini col figlio forse un po' troppo romanzate, però sì. Per il resto si capisce che una vita, insomma, vissuta alla grande, a piede a tavoletta. Tuttora, se avete Ric Flair nei social, posta anche oggi, ha postato roba proprio ai confini proprio dell'intimità. Sigari cubani, donne, diciamo, a pagamento, insomma, la vita... È un look invidiabile, una scelta di camice, Nature Boy, orologi, cose. Scusate, comunque volevo chiedere ai nostri amici che ci stanno seguendo, se ci vogliono proporre qualcuno da passare in rassegna, qualche wrestler di cui hanno memoria, gigante, adesso abbiamo parlato di Giant Gonzalez, Andre, Ben Bigelow, però suggeriteci qualcosa, altrimenti noi andiamo a ruota libera, non c'è nessun problema, però se avete piacere di sentire le nostre baggianate su qualcuno in particolare, noi siamo assolutamente a disposizione. Sì, beh, poi Hakim qui mi colpite sul... Maestro Luca... Io ho un amore non tanto per Hakim, che comunque stimo tantissimo, perché è personaggio veramente borderline, trash vero, ovviamente poi con il manager Slack erano perfetti insieme. Hakim, tanta roba, è un altro esempio di lottatori che poi vengono comunque messi anche in coppia, perché lui con Big Boss Man, altro Big Man... facevano le Twin Towers, no? Quando ancora c'erano le Twin Towers, in un momento storico diverso. Hakim 207 kg per 206, secondo me. Una cosa che non so se avete notato,
che alla fine di tutti questi grandi lottatori, non che fosse necessità di dirlo o di sottolinearlo, ma avevano tutti all'interno del nome un qualcosa che evidenziava la loro potenza, la loro altezza. Abbiamo parlato di Giant Gonzalez, Andre the Giant, Big John Studd, Big Boss Man, King Kong Bundy, comunque... Guarda, anche Hakim in realtà, perché Hakim è stessa cosa. One Man Gang. Era One Man Gang, prima nella gimmick fortunata, e era l'uomo che faceva una gang insieme per quanto era grosso, rappresentava i motociclisti di Chicago. La gimmick, insomma, cioè, voleva dire tutto. Beh, quindi. Sì, beh, c'è un altro suggerimento nei commenti che si riconduce al nome, Great Khali, però siamo fuori dalla nostra diciamo sì, area di azione, quindi sì, lo prendiamo come buono rispetto ai nomi, ma è fuori. Però c'è una similitudine su questo wrestler, perché è un po' quello che hanno cercato di fare per lottare contro l'Undertaker, quindi sì, appunto arriva questo personaggio dal nulla per sostanzialmente contrastare un altro big man che non abbiamo citato, ma è anche abbastanza scontato, che è l'Undertaker. Quindi come fare per spaccare l'Undertaker? Gli devi mettere qualcuno di particolarmente grosso e imponente, quindi abbiamo parlato di Giant Gonzalez, ma anche poi nell'andare avanti un po' negli anni è sempre stato un po' una ricerca di particolarmente grosso. Floran, ci fu anche Kamala, che ci viene suggerito da numero 10 nei commenti. Ti ricordi il casket match Undertaker Kamala, che poi lui era impazzito dopo che l'avevano chiuso nella bara, che Undertaker tutti l'ha incontrati praticamente, c'aveva paura del buio, non mi ricordo che paura delle bare, c'aveva paura delle bare, le cose, e c'era, mi ricordo un'intervista, mi pare fosse un wrestling challenge, prime time, questi sì, dove lo intervistavano, cercavano di farlo ritornare alla ragione Kamala, ma lui scappava nel backstage e gli gridavano dietro: "You are a man, you are a man". Lo cercavo sempre di far tornare sul mare Kamala, grandissimo, grande. Però ecco, Great Khali, buona chiamata, un po' fuori tempo, però Great Khali ci dà l'idea di quello che è proprio il percorso del gigante, quello che hanno fatto altri. L'hanno messo dentro come il clamoroso e ha funzionato, ha vinto pure la cintura, oltre ad aver messo in crisi Undertaker. Dopodiché però aveva anche qualcosina di sul ring meglio di un Giant Gonzalez sicuramente, ma insomma non aveva grandi abilità. Dopodiché finisce talmente odiato dal pubblico, gigante, imbattibile, eccetera, comincia a perdere. Inizia un po' poi quella fase di alcuni giganti un po' discendente, nel senso che diventano macchiette, perché il pubblico li adora, sono talmente grandi che possono diventare anche ridicoli, cioè possono pure permettersi di diventarlo ridicoli, perché comunque hanno il fisico dalla loro. E poi Great Khali ovviamente anche per problemi fisici come gli altri ha avuto un po' una fase discendente, però è un esempio di come un lottatore può essere, ecco, in questo caso bruciato nel giro di un anno o due, e perché comparendo settimanalmente alla fine il personaggio dura poco, cioè se non hai mix kill o altro fai fatica a importi come gigante, se non microfono non ci sai fare, sul ring non sai granché, duri poco, cioè però abbiamo citato una cosa interessante all'inizio che a me piace, perché sapete la mia passione per i film di autore, che questi ma infatti stavo parlando di questi no, comunque questi wrestler che erano ovviamente non erano capaci comunque di sostenere un anno completo di combattimenti, perché il fisico, anche se imponente, non reggeva. E comunque molti di questi wrestler imponenti si sono lanciati nella carriera cinematografica. Sì. Allora, io ho qualche film interessante, perché sapete che nelle ultime puntate ho citato film di un certo livello, Over the Top, Predator, dove c'è... potresti cortesemente ripetere, ce la dice, è andato prima. Via la comunicazione al volo, e poi arriva il primo Over the Top, Il braccio di ferro. No, c'era un S in fuorigioco, ma vedo che cos'è che ho detto? Allora aspetta, non dire il film,
Secondo me facciamo un gioco con gli amici che ci stanno ascoltando. È e vediamo se qualcuno tira fuori il film. Poi, se qualcuno trova il film di questo wrestler che abbiamo già citato, gli offri tu una casa di champagne. No, allora, io non offro niente, sei tu che fai questa cosa. Diciamo che si svolge su Milano questa roba. Ok, perfetto. Allora, un grande film, ci sono attori anche di un certo livello. Parlo di Big John Studd. Citatemi almeno un paio di film con attori importanti dove ha recitato Big John Studd e voglio anche... Blastatelo, qualcuno lo umili. Perché io sono amante di questi film di merda e veramente ha fatto due personaggi in questi film fantastici, veramente, dove mi ha reso orgoglioso. Dai, se qualcuno Possibile. Stanno tutti su Wikipedia. Vabbè, ma poi Big John Studd è veramente anni 80 veri, quindi ragazzi... dovremmo analizzare da media. Stiamo forzando le cose. Non lo so neanche io. Vabbè, dai, manco io lo so. Dai, facci volare. Scusate, ne abbiamo citato alcuni... All'Overs the Top lì, quello lì volevo capire io. Cosa ho detto? Overs the Top? No, ma comunque, al di là della pronunciation, ma... perché io, sapete che c'ho l'accento americano, e per quello che non capite mai un cazzo. È il Canada tra il Canada francese e il Quebec, proprio. Esatto, sì. Che cazzo. Vabbè, tira fuori sto film, qual è sto film? Allora, vi dico solo gli attori in gioco. Avrà partecipato alla scrittura della Bibbia. Allora, vi dico solo che ha recitato con Mickey Rourke e Don Johnson nello stesso film, intitolato, ascoltate bene questo title di film, che è solo quel title la dice. Ma stai leggendo, No, lo conosco, l'ho visto anche di recente. Harley Davidson e Marlboro Man. Allora, è arrivato primo numero 10, che l'ha scritto alle 21:36. Quindi potevi leggerlo dalla chat. Non ce l'ho davanti la chat. Lo perdoniamo, dai. Chi è che ha citato il film? Vince numero 10. Una casa di champagne a Lidl. Andrebbe chiesto a che cosa si riferisce il numero 10, insomma. Ce ne sono tanti. Se è una questione calcistica, insomma. Probabile, dai. Poi faremo il numero 10 dei giganti, chi era? Comunque, scusate, in quel film, tra l'altro, Mickey Rourke, che ha poi ha recitato un film che si chiama The Wrestler. Esatto. Praticamente fa una specie di someone drop a Big John Studd e poi viene lanciato dalla finestra su una macchina 10 metri sotto e sopravvive. Voglio dire, era lui, non è che era lo stuntman, cioè c'era il controfigura. Diciamo che tu eri sul set, ovviamente. Sì, portavo le bibite. Ok, bene, pausa qui. Allora, una delle cose, diciamo, più belle che è successo al nostro podcast è stato passare poi su Twitch, perché dove abbiamo dovuto diventare necessariamente persone migliori. Sì, esatto, c'è una censura purtroppo non voluta dal canale, ovviamente, ma proprio dall'applicazione in sé, dalla piattaforma, che quindi non possiamo alcune parole, possiamo rispondere a Florana come vorremmo, però. Mentre no, non c'è una passione calcistica, sì, io provo a ipotizzare, secondo me, con Ferrari, Alessandro Del Piero? Penso proprio di no, non lo so. Ma chi è che vuole parlare di calcio in questa puntata? Perché se no andiamo... No, chi è il numero 10 dei giganti? Attenzione, non diciamo. Aspetta, subito... Da un punto di vista di vittorie, il di numero tecnica... No, dal punto di vista di tecnica, genio, sregolatezza, deliri, questo intendo, cioè non il più... Numero 10? Chi diresti, Roland? Io ovviamente devo essere campanilista, ovviamente cito Andre the Giant, perché ovviamente siamo francesi. Però è troppo scontato. Io ho già citato il mio gigante preferito, e Bembem, tutta la vita. Per me Andre the Giant per forza, raga, ha lottato in Giappone a certi livelli. Poi Andre the Giant prima della WWF, ragazzi, era
molto più magro, magro tra virgolette, ovviamente aveva molto meno peso, un'agilità diversa, una tecnica, cioè ha lottato a tanti livelli Andre the Giant, dai, come Face, come il è l'uomo che ha vinto più Battle Royale che esista. Però è l'uomo che simboleggia proprio il cioè nel senso a chi pensi, cioè proprio si chiama Andre the Giant, il gigante. Il primo che ti viene in mente è lui. No, ma anche proprio come si regolatezza, si è bevuto 200 lattine di birra, cioè in aereo, ricordiamo si è bevuto 200 lattine. In aereo prendeva due posti. Cioè, no, in aereo, però, scusate, ricordate bene la storia del bagno in aereo. Bravo, bravo, che ce la racconta Luke dei Bushwalkers, sono andatevela a cercare sul nostro canale YouTube, sui nostri social, l'intervista dove ci lancia tutte queste perle su Andre the Giant. E tra l'altro da quell'episodio hanno dato il suo nome a un arbre magique. Cioè? Eh no, l'arbre magique Andre the Giant, dopo che... dopo quello che ha fatto in bagno, sì, beh, ma perché non c'era il bagno. Il problema è che il bagno dell'aereo non era abbastanza grande per Andre the Giant. Quindi le hostess mettevano una tenda nelle ultime tre file, spieghiamolo, una tenda per coprire. E Andre the Giant, praticamente a cielo aperto, battuta sull'aereo, vabbè, a parte, espletava tutto. Quindi vi lascio immaginare comunque la roba di Andre the Giant, cosa poteva succedere all'interno di quell'aereo. Tipo le scie chimiche, immaginate tutti i lottatori del roster. Lui rideva e prendeva in giro tutti gli altri lottatori per questo aspetto. Che ma scusate, essere un gigante anche questo. Questo è il numero 10, dai. Non si può dire se si stava cagando. Ancora non l'hanno messa in lista nera. Comunque, il maestro numero 10 ci dice che per lui il numero 10 dei giganti è Big Boss Man, che effettivamente. Fa parte di una lista di persone. Tra l'altro, certo. Noi ci avevamo un po' di dati qua. Big Boss Man era 1,98, quindi sfiorava i 2 metri per 150 kg. Quindi, insomma, era grande, una bella branda. Sì, ha fatto tanti match sia di coppia con Hakim, ma anche da singolo. E poi ci ha avuto una carriera bella longeva perché comunque è andata avanti nel tempo. Cioè, non è finito un po' come tutti nel 93-94, no? Lui ha continuato anche in match epici con Undertaker, quel grande finale. Vi ricordate WrestleMania che poi aveva cambiato gimmick, era diventato con la divisa nera, stava non è più il poliziotto. Mi ha segnato di più è il Jake Match contro The Mountie, se vi ricordate, quello è epico. Questo match ne avevamo già parlato. Vinceva il match, poi mandava l'altro in carcere per una notte. Esatto, bravo, gli incontri finivano con le telecamere che facevano vedere il camion della polizia li portava via. Esatto, che The Mountie erano evidentemente girate prima. Jacques Rougeau, I am the Mountie, I'm the Mountie. E poi c'è, aspetta, allora, il maestro Joe Baron, che salutiamo, comprede, che dice che ne conosco un altro, si è bevuto 200 birre, ma resta umile, posso immaginare. Big Show. Di un'altra generazione, effettivamente, sì, un po' il discorso che facevamo prima per The Great Khali. È l'evoluzione del gigante Big Show, punto. È il gigante atleta, il gigante che tiene il ring, che ti fa 20 minuti di incontro, ti fa tutto, per carità. Big Show, eroico negli incontri, per il peso che c'ha, poi aveva ormai, purtroppo. Anche Mark Harris è per questo, un altro sportivo. Però è un'altra epoca, ragazzi, cioè noi ci dobbiamo fermare... Qualcuno di noi le conosce pure certe dinamiche, però nonostante la brutta figura che abbiamo fatto al Trivia nella nostra unica partecipazione qui. No, la figura l'avete fatto voi, perché io avevo dichiarato che non sapevo un cazzo. Io invece sì, ho masticato amaro. Perseguirà per anni, ragazzi. Ma perseguirà te. Allora, sempre Giobano, Big Show l'abbiamo detto. Numero 10, King Kong Bundy era un romantico. Ho messo Floran, qua ci può dare... Ma King Kong Bundy, sì, allora, ci ricordiamo sicuramente il main event a WrestleMania 2, un cage match contro Hulk Hogan. Quindi anche lì, ne abbiamo parlato anche prima, uomo importante, nel senso che era molto, molto grosso. Abbiamo parlato anche dei chili prima, cos'era? Quasi 200. 200, dai. Era 212 kg per 1,96 m.
Esatto, quindi poi abbiamo parlato anche comunque anche lì per ritornare su Big John Studd, visto che nessuno mi ha cagato per il film che ho citato e ne sono anche un po' deluso. Quindi vuoi continuare a vuoi ritirare fuori questa cazzata? Devo citare, perché tra l'altro ne avevo un secondo di film di Big John Studd, nessuno l'ha citato. Reggiamo il forte. In realtà era con Jackie Chan, c'è una scena pazzesca che lui spacca con chi? Jackie Chan, grandissimo a Hong Kong, diciamo così. Quindi torno su Big John Studd, mentre Jackie Chan sta pisciando, lui spacca la porta del bagno e poi si fa ammazzare a colpi di pistola. Cazzo, ma non lo so. Regia di Zeffirelli. Voglio dire, città, non lo so, manca cultura in questo. In questo sì, peccato che è un programma di wrestling che è cultura. Guarda, ti dirò, il gigante, a proposito di cultura di wrestling, ti dico, i giganti hanno valorizzato al massimo una tipologia di incontro che senza i giganti non si sarebbe sviluppata come lo è ancora fino ad oggi. Ti sto parlando delle Battle Royale, perché sono nate così, esatto, con Andre the Giant che ne vinceva a Caterve. Chi se la sarebbe filato come stile di incontro la Battle Royale con tutti i cruiserweight? Non ti sarebbe piaciuto. Invece il contrasto del gigante che non riusciva a buttare fuori, o lo dovevi buttare fuori, era l'unico modo per sconfiggerlo, in 10, ha creato quell'appeal. Pensate che la Royal Rumble, al di là della prima edizione dell'88, che poi non è mai neanche andata ufficialmente troppo come prima edizione ufficiale, la vera e propria è stata l'89, con 30 lottatori, è stata fatta vincere a Big John Studd, che era appena ritornato. E esatto, da lì c'è fu un feud contro Andre the Giant dopo. Quindi, che tra l'altro, se guardate, e ne abbiamo parlato, perché ovviamente dopo i due film che ho citato non posso non ritornare su Big John Studd, è uno dei lottatori più dimenticato della storia del Royal Rumble come vincitore. Se, veramente, se noi ce li ricordiamo tutti, ma lui secondo me non se lo caga nessuno, nel senso ce lo siamo dimenticati, eppure ha vinto. Tanto ricordiamo contro chi ha vinto. Teddy DiBiase? Interroghi? Esatto, e perché quasi arrogante, c'è una certa quando è Big John Studd perde il senno, bro. Ma perché Teddy DiBiase era arrivato fino a questo punto? Ve lo ricordate? Stava a giocare. Teddy DiBiase aveva corrotto per prendere il numero 30, entrare ultimo. Esatto. Ecco. E che successe l'anno dopo? Vediamo, tanto facciamo i coatti. L'anno dopo, con la Rumble successiva, che successe? Non male. Sei troppo geloso. Teddy DiBiase entrò per primo. Peraltro fece una grande Royal Rumble entrando per secondo o per terzo. Anche nella 92, che per noi è il non plus ultra, esatto, arrivando quasi in fondo. Comunque mi riaggancio un attimo ai commenti, perché se no ce li perdiamo. Carlo ci dice che la faida di Big Boss Man contro The Big Show, dove con la macchina si porta via la bara del padre del Big Show. Sì, era anche questa. Ce l'hai, Floran, parlacene un po'. No, al funerale del papà di Big Show, quindi c'era questa rivalità, ma stiamo parlando comunque, siamo oltre. Poi io qualcosa lo seguo ancora, devo confessare. Non ne devi parlare con vergogna. Che mi piace meno, però effettivamente è un bel momento. Quindi praticamente Big Boss Man, durante appunto il funerale del papà di Big Show, praticamente incatena la barra del papà di Big Show e se la porto via. Questo è un po' quello che è successo in questa gimmick del Big Boss Man con l'abbigliamento nero, che a me piaceva, ma è giusto, preferivo quello di prima. La gimmick vera e propria. Passo agli altri commenti, passiamo alla rassegna, perché siamo tra l'altro quasi in chiusura, ci mancano una decina di minuti. Grande Sandraccio, che salutiamo. Sandro, nel mio piccolo mi difendo pure io sulle birre. Sandro, il big boss man dell'Apicuscolano, dei nostri sogni. Esatto. Ma infatti Sandraccio mi suona di un nome un po' di trans, no? No, assolutamente. No, è un nostro amico. No, è il nostro big boss man per motivi che sappiamo noi. Finisco di passare in rassegna i cosi, così poi ci avviamo alla chiusura. Numero 10, Typhoon ed Earthquake, effettivamente. Come non ci sì, erano già anni 90, ma noi arriviamo agli anni 90, noi arriamo alla metà. Qui... Veramente.
Questa è una grande citazione che c'era sfuggita sui tech team importanti, vedi, due tech team di peso. Peraltro che avevano altezza e peso considerevolmente diversi, nel senso che Hertwig era più alto e più pesante. Typhoon, diciamo che era distribuito diversamente, che Hertwig c'aveva quella fase però un po' la panza. Io mi basavo sui pupazzetti, no? Erano identici. Ah, beh, l'action. Sì. Poi invece... Però andando nello specifico, guarda che Typhoon non era piccolo, No, parliamo di gente gigantesca, no, ma era quasi 2 metri Typhoon. Esatto. Allora ti dico come altezza più o meno si equivalevano, perché Hertwig era 1,96 e Typhoon 1,90, mentre Hertwig pesava 209 kg e Typhoon 174, quindi insomma in termini di peso c'è una differenza. Comunque, insomma, dai, però insomma, grande tech team quello, assolutamente. Poi abbiamo parlato anche di John Tenta, no? in puntate precedenti, sì. Che vi invitiamo sempre ad andare a cercare laddove vi interessassero, perché c'era una bella storia che raccontava Floran sul sollevamento pesi di Dino Bravo, che per lui, anche quella volta. E per lui erano tutti veri, per noi no. Ma cazzo. Dovremmo aggiornare le descrizioni dei nostri video su YouTube. Con le cazzate di Floran. E mettere il minutaggio di dove Floran ne fa l'intervento, così uno va direttamente al dubbio. Sono informazioni ufficiali, assolutamente. Chiaro. Aspetta, ancora commenti a proposito di film. Secondo voi The Wrestler rappresenta in maniera degna e fedele il mondo del wrestling? Secondo me il mondo del wrestling è rappresentato dai documentari. Allora, poi un documentario ci sono delle scene molto tecniche con quella che fa il lap dance, che insomma rappresentano bene. No, diciamo che per dare una risposta è un film ovviamente e quindi si porta dietro tutta le necessità narrative di un lungometraggio. Comunque c'è della verità, sì, però probabilmente è un po' troppo, secondo me, melodrammatico, nel senso che poi quella era gente. Pensate effettivamente, come dicevamo prima, a Ric Flair, no? Quello è così. Non era costretto a vivere così. Lui vuole vivere così. Quindi... Sì, poi sai, resto, tu hai l'idea di... Infatti, guarda Antonio, raffigura sicuramente la vita di Ric Flair. Quindi... Scritto. Però ecco, lì tu vedi quel film, dai, se ti piace, perché poi ti piace, ti prende, è giocato a livello emotivo bel film. Però non tutti i lottatori di wrestling qui poi sono così, come tu li vedi, non ci tengono così tanto poi a lottare molti, che poi comunque sia negli anni tanti lottatori non sono tutto quel coraggio e quel cuore che poi magari fanno apparire sul ring. Questo va anche considerato, quindi certo, tu lo vedi come me, da amante del wrestling, per noi sono eroi o meno, insomma, in base al tuo livello di crescita, li vedi come eroi o meno, però è chiaro che quel film, secondo me, interpreta bene e dei messaggi che doveva lanciare al grande pubblico li interpreta. Poi, se ti vai a vedere una docu-serie o qualcosa sulle leggende del wrestling, trovi, per esempio, Beyond the Metal, insomma, il documentario che, secondo me, ti dà una fotografia reale del wrestling. E quello parla di lottatori, non solo dei nostri, la nostra epoca, come Jake Snake, ma ti va a prendere gente come Mick Foley che poi fa del wrestling, te lo interpreta in una maniera unica, no? Che altri lottatori non fanno. E quindi no, sono più per i documentari che sui film sul wrestling. Sì, no, diciamo che si porta dietro delle cioè il sacrificio che è necessario per fare una grande carriera di wrestling è sicuramente rappresentato in maniera abbastanza fedele. Che poi tutti siano disposti a morire pur di lottare è un altro discorso, perché poi per tanti il wrestling è stato un ripiego, no? Sì, che poi è diventato molto remunerativo, perché è diventato uno show, è un business di dimensioni planetarie, è un altro discorso, però poi alla fine per tanti era un lavoro, no? Certo. No, ma alcuni wrestler... Distruggendo la kayfabe adesso, in questo momento. No, alcuni wrestler erano strapagati anche alla nostra epoca. Per esempio, Andre the Giant era quello che guadagnava di più, proprio per il fisico. Oggi siamo in tema gigante, quindi concludiamo con l'episodio di Andre. Gigante, che era quello pagato di più. Lui prendeva più di Hulk Hogan all'epoca di WrestleMania 2, 1. Poi dalla 3 cambia qualcosa.
però capito, altri lottatori per arrivare dove sono arrivati guadagnavano $10 a sera nelle federazioni indipendenti, e quei $10 gli servivano per la benzina per poi muoversi. Quindi sai, i lottatori sono, hanno la prima parte di carriera prima di diventare famosi, è là che fanno i veri sacrifici. Sto parlando ovviamente non degli attuali, di cui non so bene la provenienza, le scuole varie, però gente come veramente anche Ric Flair, Jake the Snake, ma tantissimi lottatori hanno avuto serate dove hanno lottato gratis, fatto 200 chilometri, poi per tornare in un'altra città la sera dopo senza dormire, dormendo in macchina, capito? Quattro lottatori in una macchina, insomma, sai, infortuni e non potevi permetterti di lottare. Era come Floran, no? Prima di fare il grande salto. Sì, Floran era esatto. Adesso Champagne. Sto facendo la puntata della macchina. Allora, stiamo per arrivare alla conclusione, abbiamo pochi minuti, una manciata di minuti. Posso dire una cosa? Vai, Floran. Sempre le mie solite cazzate, perché poi i lottatori importanti a livello fisico hanno anche fatto danni sul ring. Se qualcuno riesce anche a citarmi wrestler che hanno spaccato il ring in due, ben venga. Perché poi abbiamo citato qualcuno all'interno di questa puntata e qualche wrestler per il fisico, per l'altezza, per il peso più che altro, ha anche distrutto un ring solo per il fisico, se qualcuno riesce a indovinare. Del dei nostri ascoltatori, ovviamente. Perché ovviamente, perché noi, se noi, perché chiedo a voi che non capite un cazzo, è difficile. Comunque, non solo WWF, però vi lascio su questo. Ti sei messo dietro il coso WWF, e mo dici non solo WWF. Questa è la sintesi, no. Ti potevi mettere WWF, WCW. Cioè, sei di un'incoerenza pazzesca. No, è un'altra federazione molto più seria, la ECW. Vabbè, ma l'ECW è, se ne rompe una puntata. Io non ti rispondo nemmeno a questa provocazione. No, e tra l'altro non mi avete fatto citare un altro film. Vabbè, chi era? Un altro film, basta. Eh no, perché volete parlare di The Wrestler, questi film di autore, e non mi fate parlare di Major Payne con Ben Bigolo. Ah, io mi offendo. E quindi parlare di Ben Bigolo, ovviamente arrivo alla mia domanda su chi è stato capace di rompere un ring in diretta. Che lui. Ben ben. Qualcuno si guardi il video. Non vabbè, ma sarà... ma parli della WWE attuale o recente? No, contro in ECW contro Taz. Perché no, allora abbiamo parlato di WWF, però insomma mi faceva piacere anche parlare di questi eventi. Vabbè, parla di che cazzo di parla a te, se vuoi, cambiamo format. Vuoi che parliamo di golf? No, sì. Beh, no. C'era Gianni Pollo là. Ma sapete che io vado a bere champagne. Comunque, mentre qualcuno indovinerà i titoli di Floran, non so, che qualcosa di farneticante, visto che iniziamo a stare in chiusura, introduciamo pure la prossima puntata che faremo tra una quindicina di giorni. Aspetta, c'è una cosa importantissima. Vola. Allora, intanto leggo Antonio For Life, dice The Rock non ha fatto nemmeno 10 anni di carriera, ma non avrebbe mai speso tutta la sua vita nel wrestling a prescindere, molto vero. Ma sì, il maestro Adam Cole dice al maestro Floran, lo sfondo che hai scelto con quella maglia nera non è stata una buona idea. Sei sempre trasparente, davvero fastidioso da vedere. È un po' Caccamo, un po' sì, stile Caccamo. Te lo ricordo. Ma io mi meraviglio che nessuno si concentri sul vero problema, che sono quegli occhiali in realtà. Cioè, nel senso che, sono gli occhiali che fanno sparire la maglietta, questo è il concetto. Ma sì, ma non c'è bisogno di vedermi, è tutta la scienza che vi porto in questa trasmissione, tutte le vabbè, dopo quest'ultima stronzata la parola al maestro Luca per chiudere. Beh, ragazzi, ricordandovi, poi Vince vi ricorderà tutti i canali, perché è molto più bravo di me, dove troverete i nostri contenuti. E piccola anticipazione sulla prossima puntata, sarà più o meno tra 2 settimane, quindi non questo sarà il 25 novembre, venerdì 25, fra 2 settimane ci sentiamo, puntata speciale su. Chiaramente siamo alle porte di uno dei grandi 4 pay-per-view annuali, puntata sulla Survivor Series dei nostri tempi.
quindi Survivor Series dalle primissime edizioni fino insomma a quella del 93-94, dove ripercorreremo a modo nostro, quindi Florian troverà dei film sulle Survivor Series probabilmente. Assolutamente, e poi se avete suggerimenti di come mi devo vestire o lo sfondo, ovviamente scrivete, devo mettere mignote dietro piuttosto che il logo della WWF, fatemi sapere, io tutte le proposte. Non è per maloso, lo leggo e anche i miei occhiali da vista. Spore d'interno. I tuoi non sono occhiali, sono paraschizzi. Quindi diciamo che con questa battuta che mi proietta su delle altre Survivor Series, però questa è una cosa nostra, diciamo che percorreremo questo pay per view per quello che è stato, per i momenti, chiaramente risponderemo alle vostre curiosità, domande, e ci auguriamo insomma che il format funzioni e vi coinvolga come è stato stasera. Survivor Series è un must, quindi penso proprio che sarà una puntata scoppiettante, andremo anche magari oltre l'oretta di trasmissione, perché c'è veramente tanto. Vediamo. Ovviamente qualsiasi curiosità, qualsiasi cosa che volete suggerirci, insomma scriveteci sui nostri canali, noi siamo su Facebook, su Instagram, Wrestling Telling Stories, followateci, perché poi Florian vi suggerisce film, fa una rubrica proprio ogni venerdì sera dove fa la cinematografia, esatto. E niente, quindi ci rivediamo il 25 novembre per una puntata su Survivor Series. Wrestling Telling Stories, un grande saluto da Vince, Luca e Florian, grazie a tutti e alla prossima, e grazie anche a Opera Wrestling TV che ovviamente ci ospita sempre sulla loro piattaforma. Grazie, champagne. Ciao ragazzi, ciao a tutti, a presto. A tutti.